Bene, ciao amici, so che anche voi non ce la fate più, è stata un'estate lunghissima di calciomercato, di bufale, di notizie, di acquisti mancati, di trattative, soprattutto di tanti amichevoli in giro per i vari continenti che insomma andavano a soddisfare più esigenze di marketing, di branding, di comunicazione globale, piuttosto che esigenze, diciamo, più prettamente sportive. Amichevoli che hanno lasciato un po' il tempo che hanno trovato, squadre, questo mercato allungato fino al 2 settembre ha lasciato le squadre ancora un po' in sospeso, ha lasciato molte squadre ancora in dubbio, insomma, incomplete, non si sa dove vogliono arrivare, dove vogliono andare a quadrare il cerchio molti dei mercati di queste squadre. Della Juventus abbiamo parlato più che abbondantemente negli scorsi video, è una situazione ancora in fieri, in divenire, quindi la Juventus poi daremo un giudizio complessivo il 2 settembre a mezzanotte o il 3 settembre mattina su quello che è stato l'operato di Paratici. Andiamo a vedere adesso a 3 giorni appunto dall'inizio del campionato, perché sabato pomeriggio c'è la Juventus, sabato sera c'è già il Napoli. Come stanno le nostre principali avversarie? Ho preso in considerazione 4 squadre in ordine un po' di classifica, blasone, potenziale, poi magari parleremo anche di altre squadre molto interessanti che stanno facendo anche un mercato molto buono, magari in un altro video. Quindi per adesso parliamo di Napoli, Inter, Roma e Milan, quindi diciamo, a 4 delle squadre più agguerrite nella corsa allo scudetto o comunque, diciamo, ai posti per la Champions League. Subito un'iscrizione al canale di Penguin Football e un mi piace a questo video. Bene, da chi partiamo? Partiamo dalla seconda classificata dell'anno scorso, il Napoli. Il Napoli, come al solito, come negli ultimi anni, ha fatto un mercato abbastanza minimalista fino adesso, un mercato di contenimento, quindi De Laurenti ha puntato più che altro a mantenere la struttura degli anni passati e ad aggiungere giusto qualche tassellino qua e là, provando, insomma, a pescare magari un jolly. Sicuramente l'acquisto più importante da parte del Napoli è stato l'acquisto del difensore centrale greco Manolas dalla Roma, che è un difensore centrale tra i più forti in Italia in questo momento. Poi può piacere, può non piacere. Comunque è stato negli ultimi anni sicuramente uno dei migliori difensori centrali in Italia e si è fatto valere anche in Europa. Non dimentichiamo il gol che ha portato la Roma in semifinale di Champions League agli ultimi minuti. Quindi sicuramente un acquisto che va a rinforzare una difesa già forte, quindi la coppia centrale formata da Koulibaly Albiol, che era già una delle più forti del campionato. Dice addio al veterano Albiol e accoglie un giocatore comunque esperto e molto forte come Manolas, quindi davanti a Meret, Ancelotti prova a blindare questa difesa con Koulibaly e Manolas veramente può mettere in difficoltà molte squadre, sarà veramente difficile fare gol a questo Napoli. Inoltre ha preso una giovane promessa di Lorenzo, credo dall'Empoli se non vado errato, che ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso a Empoli, un esterno, si è messo in mostra con gol e assist, e poi ha preso questo Elmas, che è un giocatore che non conosco, sarà tutto da vedere, da valutare. E ha ceduto poi il giovane Diawara, che era un ottimo prospetto, alla Roma nello scambio con Albiol, Rog al Cagliari e Vinicius. Quindi pochi movimenti. Si potrebbe provare a un grande colpo. Si parla di una possibile trattativa Icardi a Napoli. Pare che solo Napoli e Juventus siano rimaste in ballo per Icardi. Ma comunque, visto il Milik dell'anno scorso, ma il Milik è un giocatore che piace molto, non dovrebbe, ecco, a cambiare più di tanto gli equilibri di questa squadra. Quindi un mercato abbastanza di contenimento quello del Napoli, niente colpi clamorosi.
Per adesso gli do un 6 e mezzo. Sicuramente una squadra che può fare un grande inizio del campionato, appunto perché ha mantenuto la stessa struttura dell'anno scorso e quindi potrà andare subito forte. Problema nostro è che invece abbiamo cambiato tanti uomini e dovremo affrontare il Napoli appunto alla seconda giornata. Comunque, Napoli voto 6 e mezzo, fin qui poi daremo un voto complessivo a chiusura del mercato. A vedere il mercato dell'Inter. L'Inter intanto ha cambiato allenatore, come tutti sapete, Antonio Conte, il nuovo mister dei Nerazzurri. L'Inter ha preso Godin, Sensi, Agumè, Lazzaro, cito solo quelli più importanti, Barella e Lukaku. Devo dire, sono 3-4 di questi acquisti, sono veramente buoni. Godin è sicuramente un ottimo difensore centrale. Temo che magari, non so se riuscirà ad adattarsi in un ambiente come quello dell'Inter, dopo aver giocato una vita all'Atletico, e magari a trovare gli stimoli, a trovare la condizione ad ambientarsi. Quindi queste sono un po' le incognite legate a Godin. Comunque resta un grandissimo profilo sicuramente. Sensi e Barella sono due giovani, tra i due giovani più interessanti, specialmente là in mezzo al campo, tra i giovani italiani. Quindi secondo me due promuovo entrambi questi acquisti, soprattutto Barella mi piace tantissimo. Però ecco, ancora non sono giocatori che hanno esperienza in grandissime squadre. Agumè e Lazzaro sono anche due giocatori poco conosciuti. Di Lazzaro si parla un gran bene, si dice che sia veramente un esterno formidabile, ma ecco, poi staremo a vedere. E poi c'è Frigorifero Lukaku, di cui abbiamo parlato già in vari video, visto che la Juventus sembrava anche interessata a una trattativa di questo tipo con il Manchester United. Approda dall'Inter, Dzeko non arriva. E si parla di una possibile trattativa di un Alexis Sanchez che potrebbe essere presentato nei prossimi giorni. Lukaku in forte sovrappeso, Alexis Sanchez in forte declino, sono due giocatori che Antonio Conte dovrà rilanciare. Comunque Antonio Conte è molto bravo in questo tipo di gestione di giocatori che hanno bisogno un po' di rianimare la propria carriera. In uscita abbiamo Cedric, che era comunque in prestito, Chietà per fine prestito, Versalico anche fine prestito, non è scattato, Miranda, Perisic e Nainggolan, e rimane aperta la questione Icardi. Sicuramente la questione Icardi determinerà molto il voto complessivo che andrò a dare al mercato dell'Inter, quindi finché non si risolve quella situazione, il voto sarà comunque un voto un po' così. Però ecco, sicuramente l'Inter si prospetta come insieme a Napoli, come la più papabile candidata a sfidare la Juventus, ecco, fino all'ultimo momento, fino all'ultima giornata, per le primissime posizioni della classifica. Voto al mercato dell'Inter, devo dare un bel 7,5, nonostante le incognite, però sicuramente del lavoro è stato fatto. Ricordando che appunto un voto finale verrà dato con la chiusura della situazione Icardi, che peserà molto, inciderà molto sul mio giudizio di questo mercato. Comunque Inter voto 7,5. Passiamo alla Roma, pochi colpi ma mirati. Ecco, arriva Spinazzola dalla Juventus nello scambio con Luca Pellegrini, Diawara dal Napoli nello scambio con Manolas. Diawara un giovane che a me piace molto, un giovane di grande talento. Paolo Lopez, il portiere, serviva un portiere come il pane dopo i disastri di Olsen. Mancini dall'Atalanta, difensore centrale, e Veretout, regista della Fiorentina. Guarda, Spinazzola, secondo me, è un ottimo colpo. È un ottimo colpo, può dare una grande spinta là sulla fascia. Ricordiamo che la Roma anche mantiene comunque molti dei big, Kolarov, Dzeko, Pellegrini, Cristante. Quindi va a formare un'ossatura veramente forte. Diawara può essere l'uomo in più a centrocampo. Paolo Lopez è un po' un'incognita, ma se ne parla un gran bene. Pare che sia stato fortemente voluto da Fonseca, questo portiere. Con Fonseca probabilmente vedremo, sono anche delle incognite legate al nuovo allenatore che viene da un campionato completamente diverso, proviene dal campionato ucraino. Quindi sarà molto interessante vedere come andrà a sistemare. Certamente peggio di Olsen questo Paolo Lopez non potrà fare, quindi per adesso lo prendiamo con acquisto positivo. Mancini, che è stato uno dei più positivi
difensori centrali italiani, è entrato anche nel giro della nazionale, ha segnato vari gol, ha fatto un'ottima stagione con la strepitosa Atalanta di Gasperini, abituato a giocare più nella difesa a 3, vedremo come se la caverà in una difesa a 4, però sicuramente ecco, Mancini va a colmare il vuoto Manolas e va ecco, a formare una coppia di difensori centrali con Fazio davanti a Paulo Lopez, che è un po' un'incognita, un po' da vedere questa coppia centrale. E bisognerà vedere poi gli ultimi botti di mercato che la Roma riuscirà a mettere a colpo. E Veretout, giocatore che a me non fa impazzire, sinceramente, un giocatore dalla tecnica, ma non troppo veloce, un po' macchinoso, viene da una stagione disastrosa con la Fiorentina. E dovrà riscattarsi, dovrà sicuramente mostrare di essere quello magari della prima stagione di Firenze o anche un po' meglio. Secondo me non è un grandissimo colpo, però ecco a centrocampo poi tutto sommato gli elementi, vista la conferma anche di Zaniolo, di Pellegrini, di Cristante, ci sono degli elementi interessanti a Roma, sponda giallorossa. In uscita abbiamo Manolas, come ho già parlato, Marcano quasi in desaparecido la scorsa stagione, come lo stesso Karsdorp, Capitan De Rossi uscito, El Shaarawy è stata la cessione diciamo più pesante, che è andato in Cina per una valanga di soldi e che è riuscito un po' almeno a finanziare qualche colpo di mercato. E Luca Pellegrini poi in uscita verso la Juventus nello scambio con Spinazzola. Secondo me la Roma metterà a segno ancora almeno uno o due colpi, c'è qualcosa di, secondo me la dirigenza americana vuole consegnare una squadra comunque competitiva che possa puntare alle posizioni di Champions League a Fonseca, e quindi mi aspetterei uno o due colpi abbastanza importanti da parte della Roma. Staremo a vedere. Per il momento alla Roma do comunque un voto positivo, perché comunque sembra essere andata a sistemare alcune situazioni un po' dolenti dello scorso anno, quindi do un bel 7 di stima. E poi chiudiamo con i rossoneri di Milano, il nuovo Milan di Giampaolo, sta facendo un mercato veramente che non riesco molto a decifrare. Hanno preso Krunic e Bennacer, campione d'Africa dall'Empoli, comunque non due top player, diciamo Krunic e Bennacer, due giocatori che si sono messi in luce comunque in una squadra che alla fine è retrocessa nella scorsa stagione. Leao Dalilla, Theo Hernandez dal Real Madrid e Duarte, giocatori insomma poco conosciuti, e più Leao ha fatto molto bene a Lilla. Però ecco, tutto da verificare come attaccante. Il sogno del mercato del Milan si chiama Correa e ci sono poi da definire la situazione di tanti altri giocatori, tra cui Suso e vari altri giocatori importanti. Certo, bisognerà partire dal mercato di gennaio, da Paquetà e Piontek, che sono secondo me delle sicurezze. Il PSG sembra tornato all'attacco per Donnarumma, visto che non si fida molto di Areola, quindi staremo a vedere come andrà a finire il mercato del Milan. Per adesso in uscita sono Bakayoko, fine prestito, Cutrone svenduto e Cristian Zapata, fine contratto. Un mercato un po' indecifrabile. Anche qui per il Milan bisognerà attendere sicuramente gli ultimi colpi per poter dare un giudizio definitivo. Per il momento al Milan mi sento di dare 5,5. Quindi ricapitolando, della Juve ne ho parlato, poi daremo un voto complessivo alla fine. Napoli 6,5 a 3 giorni dall'inizio del campionato, Inter 7,5, Roma 7, Milan 5,5. Questi sono i miei voti, forse darò i voti ad altre squadre nei prossimi giorni, in alcuni prossimi video. Fatemi sapere cosa ne pensate, come al solito nei commenti, e ci sentiamo prestissimo. Ciao!